Buongiorno a tutti. Nel percorso di inclusione che abbiamo previsto con l'ASD Granata Basket Club viene ad integrarsi adesso un'altra realtà importantissima sia del nostro progetto che dell'attività cittadina di inclusione. Abbiamo con noi Aziz che fa parte degli immigrati che in questo momento stanno cercando con tutte le loro forze di reinserirsi in una società che li accetta sicuramente a braccia aperte, e per questo nel nostro percorso abbiamo deciso di fare inclusione, oltre che con i ragazzi disabili, i normodotati, anche con chi da un altro paese viene a cercare rifugio nel nostro. Quindi benvenuto a Ziz e speriamo che la tua integrazione con noi sia piacevole e valida. Buongiorno a tutti, sono Aziz, sono contento per essere oggi qua con i ragazzi. Qua facciamo una cosa veramente meravigliosa e sono contento per essere qua e speriamo che continua questo progetto. Questo per noi non è assolutamente un punto di arrivo, anzi è un punto di partenza, perché con l'integrazione anche di Aziz abbiamo iniziato un processo che porterà, oltre ad essere atleta, a ricoprire anche dei ruoli che possono essere nell'ambito della stessa società o anche nell'ambito tecnico. Quindi aspettiamo anche i suoi connazionali o tutti gli altri immigrati che vorranno inserirsi con noi in questo progetto di inclusione. Grazie ancora Aziz. Giacomo, la famiglia cresce? Sì, sta crescendo, ci auguriamo che ci siano sempre più ragazzi che vogliono intraprendere questa nostra iniziativa, questa nostra disciplina. Noi siamo contenti per adesso, però siamo chiaramente agli inizi, contiamo di aumentare anche il numero dei ragazzi. Grazie. Grazie. E Martina, sai che ho intervistato i bambini qui del Baskin e mi hanno detto che sono entusiasti di questa disciplina, ma tu cosa ne pensi? Anche secondo me è una disciplina, è uno sport che può cambiare, insegnare tanto ai ragazzi soprattutto, e sono contenta di farne parte anch'io, anche se ancora quasi indirettamente. Grazie. Brava Alessia, brava Alessia. E Anna, Anna, ci vuoi spiegare questo percorso? Ecco, qual è la funzione, l'obiettivo che ci poniamo affinché Alessia possa appunto attraversarlo? Allora, ovviamente è lanciato come un'occasione per far capire ad Alessia che quando si trova un ostacolo davanti, praticamente lei deve cercare di superarlo. E allora accompagnandola per farle acquisire appunto come attraversare quell'ostacolo e abbatterlo, ovviamente gli ho fatto capire che si trovava davanti l'ostacolo attraverso la corda. Quindi poi tornando indietro ho cercato di abbassare, di inclinare il tronco per farla passare. Poi l'ho passata attraverso gli altri birilli, l'altro percorso, e gli ho fatto capire che togliendo la corda il percorso si liberava.
e quindi lei nel secondo percorso è riuscita a capire ovviamente che doveva togliere la corda per attraversare quell'ostacolo. Quindi andiamo avanti così. Grazie. Grazie Anna, grazie.